conferenza stampa oggi di tutti i gruppi agrigentini per dire no alla vostra partecipazione alla sagra. Quali le motivazioni? È una decisione maturata da un paio di mesi, perché riteniamo che l'ente parco abbia stravolto quella che è la vera essenza della sagra del Mandorlo in Fiore. Hanno stravolto il Festival Internazionale del Folklore già sin dall'anno scorso. È un festival che per noi addetti ai lavori resta poco di festival, perché uniscono la festa del Mandorlo in Fiore con i gruppi iscritti nel registro del bene immateriale. Noi non condividiamo tutta questa scelta, in quanto riteniamo che la storia che ha fatto la saga e che a noi hanno lasciato, oggi siamo i gruppi che hanno portato e persone che hanno fatto la storia della saga del Mandorlo in Fiore. Non siamo dei principianti, una nuova generazione che va a contestare quello che i nostri padri ci hanno lasciato. Noi siamo dei conservatori e siamo fieri di esserlo, perché il festival deve mantenere la sua interezza senza che nessuno, dico nessuno, che si alza oggi perché è a capo di un'amministrazione possa stravolgere quello che i nostri padri ci hanno lasciato. La sagra è degli agrigentini, è dei gruppi folcloristici agrigentini con in testa il Val d'Agragas, che la rappresentano in città e nel mondo con grande orgoglio e con grandissimo sacrificio. L'idea di dire no a questa sagra è un'idea che stravolge, snatura lo spirito di questa sagra concepito dai padri fondatori, da Lauretta, Giugiu Gallo, Flora ed altri, ed è un'idea che non ci vede né protagonisti né particolarmente interessati, per diverse ragioni. Bisogna, come al solito, dividere la sagra, che è un momento di festa, di coinvolgimento popolare, dal Festival Internazionale del Folklore, che è un festival copiato, imitato dovunque, dai gruppi UNESCO che rappresentano un valore aggiunto, ma che non possono legarsi come un'insalata dentro un concetto di sagra che contrasta con i padri fondatori. Altra questione semplice è legata alla sagra di San Calò. Il concetto è semplice: la festa di San Calò è una festa registrata al patrimonio immateriale e non i tamburi di San Calò, cosa ben diversa. I tamburi anticamente si chiamavano banditori per annunciare le feste popolari in Sicilia. Il parco ha voluto invece inserire, condizionare e pretendere che il ruolo dei tamburi, che a me piacciono, invece avessero una centralità assoluta, che nulla a che vedere né con lo spirito della sagra né con le torri umane, che è una bellissima manifestazione circense, spettacolare, religiosa, che nulla a che vedere con il Festival del Folklore, ma che andava fatto in un contesto diverso, giustamente per la festa di San Calogero. Oltre a quello che hanno detto loro, io volevo dire che siamo stati etichettati come nostalgici, perché vogliamo mantenere la tradizione. Nessun altro direttore artistico famoso venuto nel passato, ne cito due perché si occupa di sagra del Mandorlo in Fiore da molto tempo come voi, Patrizio Baroni per esempio, lo stesso Zard, si erano mai sognati di stravolgere la parte tradizionale, perché la tradizione non si innova, la tradizione si conserva e si preserva, e questi sono verbi molto, che dovrebbero essere molto cari al parco. Il parco con l'uomo solo al comando invece ha deciso, come se i denari che spende fossero i suoi, di stravolgere questi concetti che sono stati espressi. Il primo, della collocazione temporale della sagra del Mandorlo in Fiore, che non è una cosa da poco. Il successo della manifestazione non si lega se oggi piove o domani non piove. La sagra del Mandorlo in Fiore nasce come festa di primavera per festeggiare questo splendido miracolo che avviene nella Valle dei Templi, cioè, e che avviene soltanto a febbraio, quando i mandorli sono fioriti, e non sono fioriti a marzo. Quindi non si capisce come mai, nel momento in cui si decide addirittura di cambiare il nome in Mandorlo in Fiore, si decide di fare una festa quando il fiore del mandorlo non c'è. È una contraddizione. Poi l'aspetto dello stravolgimento del Festival del Folklore è stato già detto, e poi noi ci saremmo aspettati che dopo l'edizione 2017 dispendiosissima, la più cara degli ultimi 30 anni, 450.000 euro del parco più quelli spesi da altre
enti pubblici, e dopo una edizione mal riuscita sicuramente o di un fallimento, avremmo preferito che chi comanda avesse fatto un bagno di umiltà e avesse chiamato non come si vuol far credere alla cabina di regia, perché ci si accusa pure di questo. La realtà è che qualcuno di noi si è defilato, e bisogna, ed è giusto dirlo perché siamo quasi tutti, ma qualcuno si è defilato, e chi si è defilato, guarda caso, è beneficiario, è stato beneficiario nel corso di anni di sostanziosi contributi, perché bisogna dire anche le motivazioni vere per cui qualcuno non c'è, mentre noi siamo mossi soltanto da uno spirito costruttivo e di amore per questa, e ideale di amore per questa manifestazione, e quindi non abbiamo mire di entrare in cabina di regia, perché ormai credo che il parco, qualcuno al parco abbia perso la testa, per cui ci risponde su Facebook, ci fa rispondere da sedicenti collaboratori che non hanno ancora neanche una delibera di incarico, per cui sta diventando una torre di Babele. Mi dicono che abbia chiesto pure contributi a privati come le emittenti o come la stampa per poter fare la sagra del mandorlo in fiore, o che addirittura cerchi collaboratori gratuiti dopo che l'anno scorso ha speso un patrimonio per le collaborazioni intorno ai 35-40 mila euro. Ma a che punto siamo arrivati? Ritengo che questa protesta debba andare fuori dalla nostra città, ma che debba trasferirsi a Palermo, all'assessorato ai beni culturali, all'assessorato al turismo, alla presidenza della regione e alla vicepresidenza della regione, sicuri che saranno attenti a quello che sta accadendo. Inoltre, infine, dico che qualcuno debba cominciare a mettere mano alle delibere del 2017, perché sicuramente è interessante vedere quello che è successo, e qualcuno potrebbe dirci se tutto è stato legittimo e se tutto si è svolto secondo i canoni. Io non faccio il poliziotto, però vorrei capire se questi 450 mila euro che sono stati spesi al parco, se sono stati spesi in modo corretto. Intanto condivido quello che hanno detto i colleghi Caciccia, Casesa, Lauretta ed altri. La sagra è di tutti e degli agrigentini principalmente. Una cosa che è veramente una nota che stona è quella di là. Vende Parco si permette di pagare i biglietti aerei a gruppi che vengono qua da Agrigento, ma non solo questo, anche il soggiorno. Noi agrigentini, quando andiamo all'estero, siamo costretti a pagarci i biglietti aerei. Vende Parco, se veramente credeva al lavoro fatto dai gruppi agrigentini, quantomeno ci chiamava e poteva chiedere anche l'interscambio, cosa che non si è verificato.